Se osserviamo la base di un cervello che è stato appena prelevato da un cranio, si può in effetti vedere ben poco del mesencefalo. Tuttavia, come ho dimostrato nella mia lezione della settimana scorsa, se si distaccano delicatamente le parti inferiori dei lobi temporali, si può vedere la parte superiore della radice del cervello. Questa cosiddetta base del cervello è composta dal mesencefalo, da una protuberanza tondeggiante chiamata ponte di Varolio, e da un gambo che si assottiglia verso il basso chiamato midollo allungato, il quale fuoriesce dal cranio attraverso il foro occipitale e naturalmente diviene il midollo spinale. Ci sono domande prima che prosegua? Si Io avrei una domanda, dottor Frankenstein. legge Frankenstein. Come, prego? Il mio nome si pronuncia Frankenstein. Ma lei non è il nipote del famoso dottor Victor Frankenstein della Transilvania che andava nei cimiteri, diseppelliva cadaveri sotterrati da poco e trasformava organi morti in... Sì, lo sanno tutti che cosa faceva, ma io preferisco essere ricordato per il mio piccolo contributo alla scienza e non per la mia accidentale discendenza da un famoso coglione. Ora, se non le spiace, vuol tornare alla sua domanda? Beh, professore, non sono sicuro di aver capito la differenza tra impulsi nervosi riflessi e volontari. Benone, dato che la lezione aveva in programma una dimostrazione di quella differenza, possiamo procedere. Il signore Hilltop, qui presente, con cui non ho mai lavorato e a cui non ho dato precedenti istruzioni, ha gentilmente offerto i suoi servigi per la dimostrazione di questo pomeriggio. Signor Hilltop, per favore, salti giù dal lettino e si metta in piedi lì davanti. Un salto, niente male. Signor Hilltop, vuole alzare il ginocchio sinistro? Prego. Avete appena visto l'effetto di un impulso nervoso volontario. Comincia con uno stimolo dalla corteccia cerebrale, passa attraverso la base del cervello ed arriva ai muscoli interessati. Signor Hilltop, può abbassare il ginocchio. I movimenti riflessi sono quelli che invece non dipendono dalla volontà, ma sono effettuati tramite collegamenti fra il sistema nervoso periferico e il sistema nervoso centrale. Brutto, sporco, lurido, figlio di puttana! Noi non siamo coscienti di questi impulsi, né abbiamo la volontà che essi compiano la contrazione dei nostri muscoli, eppure, come avete visto, funzionano da soli. Ma se invece noi blocchiamo questi impulsi, semplicemente applicando una pressione, il che può essere fatto con una qualsiasi morsa di metallo, sul rigonfiamento alla base del nervo posteriore, per diciamo 5 o 6 secondi. Brutto bastardo incestuoso e porco! Come vedete, ogni comunicazione è interrotta. Non basta la nostra meccanica perfetta. In mancanza di questo continuo arrivo di impulsi motori, noi crolleremmo come un pezzo di stoffa bagnata. In conclusione, si deve notare, gli dia un dollaro extra. Un altro dollaro, sì, signore. Che qualsiasi pur anche minima lesione della radice del nervo è sempre grave, perché una volta che la fibra del nervo è recisa, non vi è alcun modo, in cielo oppure in terra, di ricreare in essa la vita. Nessun'altra domanda prima di andare via? Ah, dottor Frankenstein. Frankenstein. Sì? Non è forse esatto allora che Darwin conservò alcuni pezzi di vermicelli in una scatoletta e per chissà quale causa straordinaria essi cominciarono effettivamente a muoversi con movimenti volontari? Sta parlando di vermi o di spaghetti? Ma di vermi, professore. Sì, mi sembra di aver letto qualcosa in proposito quando ero studente, ma tenga presente che un verme, con pochissime eccezioni, non è un essere umano. Ma non è stato quello alla base di tutti gli esperimenti di suo nonno, la rianimazione di tessuti inanimati? Mio nonno, vede, non era affatto sano di mente. Ma essendo un Frankenstein, lei non è neppure un po' curioso di sapere? L'idea di poter riportare in vita ciò che una volta era morto non l'affascina? Lei sta soltanto parlando delle deliranti sciocchezze di un individuo che era pazzo. Ciò che è morto è Ma morto. pensi ai recenti trapianti di cuori e reni? Cuori e reni sono soltanto dei giocattoli. Io parlo del sistema nervoso centrale. Ma scusi, allora lei... Io sono uno scienziato, non un filosofo. C'è più probabilità di rianimare questo bisturi che riparare un sistema nervoso spezzato. Ma lei dimentica il lavoro di suo nonno. Il lavoro che ha fatto mio nonno è solo cacca. La morte a me non interessa. Io
la sola cosa che riguarda me è la conservazione della vita! Adesso la lezione è terminata. Dottor Frankenstein? Sono Frankenstein. Mi chiamo Gerard Rosenthal. Ho viaggiato più di 5.000 miglia per portare il testamento di suo grande e famoso nonno, il barone Victor von Frankenstein. Oh mio caro tesoro, oh mio dolce amore, conterò le ore che tu sei via. Oh tesoro adorato, anch'io. No, non sulle labbra. Cosa? Vado a quel party di Nanna e Nicky più tardi, non voglio avere sbaffi di rossetto, oh. Capisci, vero? Ma certo. Ehi, carrozza! Oddio. Beh, credo che ci siamo. Freddy, tesoro, oh, come faccio a dire in 2 minuti quello che mi ci è voluto tutta una vita a comprendere? Perché non provi? D'accordo. Sei tutto maschio. Sono tua, fai ciò che vuoi di me. Che altro posso dire? Mio dolce amore. I capelli! Vengo adesso dal parrucchiere. Scusa. Spero che ti piacciono le nozze all'antica. Preferisco le notti di nozze all'antica. Sei incorreggibile. Vorrebbe dire... che mi ami. Ci puoi scommettere le mutandine. Oh, mio unico amore. Taffetà, caro. Taffetà, tesorino. No, il vestito. E di taffetà si sgualcisce. Oh. In carrozza! Lo odio, quell'uomo orribile! Beh, vai via, prima che perda ogni controllo di me stesso! Ah, le unghie! Oh. Scusa. Aiutami. A presto, caro. A presto, caro. Tesoro! Che diavolo vuoi che ci faccia? Ma tutti i giorni! Beato lui che ce la fa! New York, signori! Per New York, prepararsi a scendere! Hans, er macht es schon wieder! Was soll ich denn mit ihm machen? Aber jeden Tag! Gut, dass er sich das leisten kann! Transylvania, nächste! Jeder aufsteigen! Transylvania! Transylvania, nächste! Jeder aufsteigen! Transylvania! Pardon me, boy. Is this the Transylvania station? Yeah, yeah. Track 29. Oh, can I give you a shine? No thanks. Frankenstein. Vuol prendermi in giro? No, si pronuncia Frankenstein. Allora dice anche Frederick. No, Frederick. Beh, perché non è Frederick Frankenstein? Non lo è Frederick Frankenstein. Capisco. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Ma mi hanno detto che era Igor. Beh, avevano torto, non le pare? Ma ti ha mandato a Herr Rosenthal, non è vero? Sì. Mio nonno, vede, lavorava per suo nonno una volta. Che carino. Naturalmente il compenso adesso è triplo. Naturalmente, naturalmente. Sono certo che andremo molto d'accordo. Oh, scusa, io... non voglio metterti in imbarazzo, ma sono un chirurgo di una certa bravura. Potrei forse aiutarti con quella gobba. Quale gobba? Si va? Lasci fare a me, padrone. Oh, grazie infinite. Segua i miei passi. Ci aiuti con questo.
stato. Oh, è certamente Inga. Che Rosenthal ha detto che lei avrebbe avuto bisogno di un assistente di laboratorio. Oh, Chris Scott! Lei venire infine con me? Prego, mi mandare subito, io tanto aspettare. Dai, dai, fare anche tu. Certe volte io ho molta paura di lampi. È una scarica atmosferica, nient'altro. Oh. Niente di cui impaurirsi. Lupo ulula. Lupo lula? La? Cosa? Lupo ulula? E castello ululì? Ma come diavolo parli? È lei che ha cominciato. No, non è vero. Non insisto, è lei il padrone. Eccolo là. Casa. Hai visti due così? Oh, grazie, dottore. Eh? Non c'è di che. Io sono Frau Blücher. Fermi! Molto piacere, io sono il dottor Frankenstein. Questa è la mia assistente, Inga. Posso presentarle Frau Blücher. Ma che cos'hanno? La scorterò di sopra al suo appartamento, Herr Doktor. La prego, voglia seguirmi. Igor, vuoi portare il bagaglio appena hai finito, per piacere? Sì, padrone. Dopo di lei, Frau Blücher. Mi segua, la prego. Stia vicino alle candele, questa scala è pericolosa. Questa è la sua stanza da letto. Era la stanza di suo nonno Victor. Ah, sì. Bene, sembra ci siano parecchi libri. È qui che Victor, che il barone aveva la sua biblioteca medica. E dov'è la biblioteca privata del barone? Non so di cosa parli, signore. Ma, questi libri sono molto generici, li ha qualsiasi medico nel suo studio. Questa è l'unica biblioteca di cui io sappia, dottor Frankenstein. Frankenstein. Bene, si vedrà. Buonanotte. Il dottore gradisce un brandy prima di ritirarsi? No, grazie. Una buona camomilla? Può darsi? No, grazie mille. Comunque, no grazie. Rosata con latte? Niente! Grazie. Sono alquanto stanco. Allora io dico buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, caro. Buonanotte, Herr Doktor. Buonanotte, Frau Blücher.
No, non sono un Frankenstein. Non sono un Frankenstein. Sono un Frankenstein. Non dite balle! Non ho creduto mai al destino! Non lo griderò! Ah, va bene, hai vinto, hai vinto, mi arrendo, griderò, griderò! Il destino, il destino, il destino! Il destino! Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me! Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me! Oh. Dottor Frankenstein, si svegli, la prego. Cosa c'è? Oh, stava facendo sogno brutto. Cos'è questa strana musica? Io non so. Però sembra che proviene da dietro di libreria. Yeah. Proviene da libreria dietro. Mi dia la vestaglia, per favore. Aveva ragione. Viene da dietro questa parete. Yeah. Dov'è? Ma dov'è? Che cosa? C'è sempre un congegno. Mi basta trovare la leva per farlo scattare. Ah, sì. Sembra più forte da questa parte. Mi dia quella candela. Grazie. Rimetta a posto la candela. Bene. Penso di aver capito tutto ora. Tolga di lì la candela e io bloccherò la libreria col mio corpo. Ora apra bene le orecchie. Non metta la candela a posto. Con tutta la sua forza faccia leva in senso contrario sulla libreria. È tutto ben chiaro? Credo di sì. Brava, Inga. Dottore, guardi, passaggio segreto. Qualunque cosa sia, quella musica viene da laggiù. È meglio che dia un'occhiata. Mi lascia venire con lei, dottore, lo prego. Non voglio restare sola quassù. Allora, chiuda bene tutto e mi segua. Oh, dottore, la candela. Brava, Inga. Proviamo con quest'altra. Indietro! Schifoso ratto. Di giornata. Ai, la testa ho perso e la testa il cuore. Igor, Fredrai. Come sei arrivato qui? Sono sceso col montavibante, ho sentito una stranissima musica da sopra in cucina e così l'ho seguita fin qua. Ho fatto un colpo gobbo. Ci doveva essere qualcun altro qua giù allora. Sembrerebbe che lei abbia ragione. E là c'è l'unica altra porta. Aspetti, padrone. Potrebbe essere pericoloso. Vada avanti lei. Non c'è nessuna luce da queste parti. Ci sono due interruttori sospetti qui, ma non voglio essere io il primo.
è un malocchio questo! E questo no? Così è qui che mio nonno lavorava. Pensate, un cervello morto riportato in vita. Guardate, notate, niente sangue, soltanto qualche sutura. Attacca l'interruttore principale. Sì, padrone. È schifoso e cade a pezzi. Beh, non so, riverniciato con qualche fiore, un paio di cuscini vivaci. Beh, sembra che il nostro misterioso violinista sia Sconché? Parsi. C'è una luce che filtra da dietro quella porta. Seguitemi. Questo spiega la musica. È ancora caldo. Ma chi è che suonava questo? Non lo so. Ma chiunque fosse ha appena finito di fumare il suo sigaro. Quali strane cose accadono. Che cos'è questo posto? La camera da musica. Ma qui non c'è altro che solo libri e documenti. Libri e documenti? Ma certo! È la biblioteca privata di mio nonno! Lo sento! Guardate! Guardate questo! Come lo feci di Victor Frankenstein? Finché, dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo, e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita. Ma che anche di più, io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la materia inanimata! Si può fare! Aringa? Grazie, dottore. Dato che la minutezza delle parti rallentava notevolmente il mio lavoro, decisi di fare una creatura dalle dimensioni gigantesche. Ma certo, questo semplificherebbe tutto. In altre parole, le vene, i piedi, le mani, tutti gli organi dovrebbero essere ingranditi. Esatto. Allora avrebbe un enorme Schwanzstück. Questo è evidente. Diventerà molto popolare. Dunque, ciò che vogliamo ottenere è un essere alto circa 2,20 metri, con caratteristiche che risultino tutte naturalmente o artificialmente proporzionate. Vuol dire più o meno così? Oh, guarda, hai colto lo spirito, lo sai? Grezzo, sì, primitivo, sì, magari perfino grottesco, eppure qualcosa di inesplicabile mi dice che questo potrebbe essere il nostro uomo. Va bene, basta così per un uomo come questo. Vieni.
Che lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Serve una mano? No, grazie, ne ho già una. Grazie infinite, è lo stesso. Ah, un momento, signora. Io conosco tutti in questi paraggi, ma mai ho visto sua faccia prima di ora. Vuole mi dire chi è lei? Sì, sono il dottor Frederick Frankenstein, appena arrivato dall'America. Oh, ya, signora, mi avevano detto che era qui. Beh, io sono l'agente Henry, piacere di la conoscere. È davvero un piacere conoscerla. Ma lei è freddo come pezzo di ghiaccio, signora. Deve si scaldare davanti a un grande bello fuoco. Sì, e uno goccio di vecchia acqua vita è proprio quello che lei ci vuole, signora. Ha ragione, sì. Beh, se lei ha bisogno di me tante volte, io sono a portata di mano. Grazie infinite, agente. Ai suoi ordini, signora. Sempre. Buonanotte, agente. Buonanotte, signora. Oh, che vista tremenda! Che notte profonda e portentosa è questa! Con un tale esemplare per il corpo, tutto ciò che ci serve adesso è un cervello ugualmente stupendo. Tu sai cosa fare? Credo di aver capito tutto. Bravo. Ma non ce l'avevi da questa parte? Cosa? La... Oh, non importa. Hai quel nome che ti ho dato? Sì, me lo sono scritto. H. Delbrück. Hans Delbrück. È orribile. È bellissimo. Per di più, è mio. Sbrighiamoci. L'ora e gli elementi ci sono propizi. Sei pronto? È sicuro che è così che fu fatto? Sì, sì, è tutto scritto nei suoi appunti. Adesso lega gli aquiloni e vieni giù più in fretta che puoi. Che fretta c'è? C'è la possibilità di rimanere fulminati. Hai capito? Ho detto, c'è la possibilità di rimanere fulminati! Hai sentito adesso? Ho sentito. Perché urla in questo modo? Hai legato gli aquiloni? Certo. Ah, bene, bravo. Controlla il generatore. Sì, padrone.
apri la valvola di sicurezza sul volano principale. Sì, padrone. Riesci ad immaginare il cervello di Hans Delbrück in questo corpo? Oh, Frederick. Questo è il momento. Bene, cara. È pronta? Sì, dottore. Lo tiri su. Ora? Proprio qui? Sì, sì, alzi il piano mobile. Oh, il piano mobile! Oh, bello! Sì, sì, io... Da quel fatale giorno in cui fetidi pezzi di melma fuoriuscirono dalle acque ed urlarono alle fredde stelle, io sono l'uomo. Il nostro grande terrore è stato sempre la coscienza della nostra mortalità. A stanotte lanceremo il guanto della scienza contro lo spaventoso volto della morte stessa. Stanotte noi ascenderemo nell'alto dei cieli, sfideremo il terremoto, comanderemo il tuono e penetreremo fino nel grembo dell'impervia natura che ci circonda. Quando ti do il via, chiudi il primo circuito. Sarà fatto, padrone. A posto! Pronti? Via! Chiudi il secondo circuito! Chiudi il terzo circuito! No! Quello è meglio di no! Chiudi il terzo! Niente. Oh, dottore, sono... No, no. Su col morale. Se la scienza ci insegna qualcosa, ci insegna ad accettare i nostri fallimenti come i nostri successi. Con calma, dignità e classe. Figlio di puttana, bastardo, te la farò pagare! Perché mi hai fatto questo? Perché mi hai fatto questo? Lo lascio, dottore, lo lascio! Così lo uccide, lo lascio! Non voglio più vivere! Ora non voglio più vivere! Calma, dignità e classe. Oh, mamma! Presidente, quell'uomo è di parente, io vi dico. Per avere prova basta lui parlare 5 minuti. Lui è un Frankenstein. Loro tutti uguali. Ce l'hanno il loro sangue. Non possibile evitare.
questi scienziati sono tutti uguali. Dicono che lavorano per noi, ma la verità è che loro vogliono governare il mondo. Oh, basta così. Io non vuole che questa assemblea diventa un sommosso. Sono accuse molto gravi quelle che fate. E ancora più dolorose per noi, vostri anziani, perché noi ancora abbiamo incubi per fatti avvenuti prima di ora. Ma non abbiamo ancora ascoltato l'uomo più qualificato per bene giudicare situazione. Ispettore Kemp, vuole noi dire qualcosa, prego? Un sommosso è un coso brutto. Quando lei cominciate, quando c'è poca probabilità, poco di lei fermare senza spargere sangue. Io dica, chi prima di andare in giro ad ammazzare un gendan, è meglio essere molto gianti, molto, di nostro provo. Noi deve essere molti sicuri, molti, che giovane Frankenstein è veramente segue il vetto un grosso di Patom. Cosa? Chi segue i passi del nonno suo Victor? Passi, passi, passi. Oh. Erika! Si è molto meglio, molto. Che io vado a fare un visitino a caro Dr. Carr. Und a fare due parlate, due con lui. Reputazione. Oh, dottore, lei non deve torturarsi in questo modo. Deve cercare di evitare di ci pensare. Guardi lì, non ha nemmeno toccato il suo cibo. Ecco. Ora l'ho toccato. Contenta? Già. Non dimenticherò mai il mio povero babbo. Quando questo capitava a lui, beh, sa che cosa soleva dirmi. Cosa diceva? Quando la sorte t'è contraria, hai mancato te il successo? Smetti di far castellinaria e va a piangere sul... Oh, può darsi sia meglio così. Povera carcassa senza vita. Forse stai meglio morta. Questo cos'è? Torta di mele della nonna. Ti piace? Io non vado matto per i dolci, sai, però ti capisco. Ma a chi sta parlando? A te? Hai fatto un verso da ghiottone, quindi ti piace il dolce. Io non ho fatto nessun verso, ho solo chiesto che cos'era. Ma sì, ti ho sentito. Non ero io. Io nemmeno. Ah, scusate, ma se non eri tu, e neppure... È vivo! Lasciate fare a me. Ciao, caro. Adesso ti libererò. Il sedativo è pronto? Sì, dottore. Voglio che tu ti metta seduto. Adesso alzati in piedi. Dai, che ci riesci.
Ora cammina. Oh, ho paura. Non si preoccupi. Bene. Bene. Ma che c'è? Che ti prende? Presto, dategli il... Presto, dategli il... Cosa? Dategli cosa? Cerchi di rimarlo. Quattro sillabe. Prima sillaba. Suona come... Te? Suona come... Me? Te? Te? Sì. Te? Sì. Seconda sillaba. Preposizione come... Il con... Su... Da. Sì, da... Da, si, da... Si, da. Ah, detto sedano, detto sedano. Suona come... Da, andate un sedatavo! Viva! Sedativo! Ciao, seccato! Sedatavo? Oh, Frederick, niente di rotto. Sì. Vuole scusarmi un secondo, cara? Oh, naturalmente, dottore. Igor, posso parlarti un momento? Certamente. Siediti, vuoi? Grazie. No, no, più su. Oh, grazie. Dimmi, quel cervello che mi hai portato era... di Hans Delbruck? No. Ah, bene. Ti dispiacerebbe dirmi di chi era il cervello che gli ho messo dentro? Non si arrabbierà, eh? No, io non mi arrabbierò. Abbi qualcosa. Abbi qualcosa? Abbi chi? Abbi norme. Abbi norme? Sono quasi sicuro che era quello il nome. Vorresti dire che io ho messo un cervello abnorme in un energumeno lungo 2,20 metri e largo come un armadio a due ante? Canaglia! È questo che vorresti dirmi! Presto, dategli! Cosa? Quattro sillabe? Mi domando chi sarà mai a quest'ora. Inga, svelta. Vada a vedere chi è. Tu, prendi quella cosa e rimettila sopra quel tavolo. E che sia molto ben legata, chiaro? Lei dove va? A rassettarmi, per sembrare normale. Dobbiamo comportarci in maniera normale. Ah! Mostri! Dio, eccellente Dio. Questo è il 20° secolo, Kemp. I mostri sono cose passate, come i folletti e i fantasmi. Nein! Per abitanti di Crestlinaglio, Herr Doctor, der Easy è molto vero, molto invece. Specialmente quando uno nuovo Frankenstein nuovo abita in questa casa, Cristo. Bella ammucchiata. Grazie. Non avrei mai creduto che un'intelligenza come la sua accettasse ancora queste superstizioni. Idiote! Non è superstizione che mi preoccupa, Herr Doctor. Ma geni, un cromatomi! Sciocchezze. Beh, può essere, ma questa è... Tragedia! Und lei è uno... Frankenstein! Lei... Zimbra stranamente trovati di questa discussione. Non lo sono affatto. Trovo estremamente divertente, nient'altro. Bene, è stato uno spasso. E ora, se non le dispiace, ispettore, sono un po' stanco. Bene, gli posso dare ad Avidanti sua piena assicurazione, piena? Che lei non ha niente, interesse niente né continuare esperimenti di suo nonno su. Posso considerarlo un sì? Molto bene. Penso che sappia trovare la strada da solo, vero? Naturalmente.
Allora, prossima incontro, la prossima. R. Barron? Sì, venga in qualsiasi momento, siamo sempre aperti. Volevano farti male, ma io ti aiuterò invece. Grazie, al cielo se n'è andato. Frau Blücher! Fermi! Non vi avvicinate! Che sta facendo qui? Io voglio lasciarlo libero! No, no, lei non può! Sì! Ma è impazzita! La ucciderà! No, non lo farà. Lui no. È docile come un agnellino! Ah! Indietro! Sii attenta, per amor del cielo! Ha un cervello guasto! Non è guasto! È cervello buono! È guasto, le dico! Guasto! Un'altra iniezione nel chiappone? Io non ho paura! So che cosa lui piace! Quella musica. Sì, anche lei ce l'ha nel sangue. È nel sangue di tutti i Frankenstein. Va dritto al cuore quando le parole sono inutili. Suo nonno la suonava sempre alla creatura che lui faceva. Ma allora era sempre lei? Sì. Lei suonava quella musica nel cuore della notte? Sì. Per attirarci nel laboratorio? Sì. Era suo il sigaro spento nel portacenere? Sì. Ed è stata lei a lasciare il libro di mio nonno perché lo trovassi? Sì. Così che io potessi... Sì. Allora lei e Victor eravate... Sì! Sì! Lo dica! Lui era il mio amichetto! Fermati! Fermati! Aspetta! Ora non lo prenderete più! Sei libero! Mi sentite? Libero! Dobbiamo assolutamente trovarlo. Dobbiamo trovarlo prima che uccida qualcuno. Che cosa ho fatto? Oh Dio del cielo! Che cosa ho fatto? Io amo mia bella fiorellina, fiorellina, fiorellina. Io amo mia bella fiorellina, fiorellina. Quel mostro è libero. Dobbiamo tappare tutto. Grazie al cielo, hai messo Helga a letto. Con questa faccenda del mostro non voglio correre rischi. Penso ancora l'altra volta. Ma papi, io ti avevo detto che io dovevo tirare rosto in forno, tu non rammenta. Io avevo detto a te di mettere... Tu non... Ora manda bacetto e fai ciao ciao. Oh, ora per niente restare. Cosa possiamo adesso gettare? Ma forse era in bagno quando hai guardato. Ma non ho nemmeno guardato sopra. Credevo avevi guardato tu. Tu non hai guardato sopra? No. Tu siedi là. Tu siedi là. Thank you.
Una visita, non chiedo altro. Un viandante che possa aiutarmi a passare qualche ora della mia vita solitaria. Grazie, signore. Grazie. Non parlare, non dire niente. Oh, mia gioia, il mio premio del cielo. Tu devi essere stato il più alto della classe. Mi chiamo Abelardo. E vivo qui tutto solo. Tu come ti chiami? Non ho afferrato. Oh, perdonami. Non ho capito che eri muto. Il cielo ha strani schemi. Io, un povero eremita, cieco, e tu un muto. Un muto incredibilmente grande. Ma hai le mani gelate, figlio mio. Che ne diresti di una bella tazza di minestra, eh? Vieni, vieni, vieni. Vedrai che starai meglio quando ti sarai rifucillato. Io so cosa significa avere fame e freddo. Sì, sì. È come importante avere gentilezze da uno sconosciuto. Sei pronto per la zuppa? Allora porgimi la tazza. Amico mio, tu non sai quanto la tua visita significhi per me. Per quanto tempo ho atteso la gioia della compagnia di un altro essere umano. A volte, nella preoccupazione per le faccende di tutti i giorni, tendiamo a dimenticare quelli che sono i poteri semplici che costituiscono la base della vera felicità. Sì. E ora, ho un po' di vino con la zuppa. Aspetta. Un brindisi ad una lunga amicizia. Chissà quanta fame avevi. E adesso una piccola sorpresa. Per una simile occasione arrivo da parte dei sigari. Ecco, tieni. Cosa? No. Il fuoco è buono. È buono, ascolta. Il fuoco è il nostro amico. Guarda come faccio io, adesso ti mostro. Ecco, hai visto? Hai il tuo sigaro? A vedere? Bene. Guarda, ora tienilo così. Non aspirare finché la punta non è rossa. Aspetta! Aspetta! Ma dove vai? Volevo offrirti anche una sambuca! Dai il sedativo! Si è addormentato! Su di me! Io vado là dentro. Dammi quella candela. No, sì! L'amore è l'unica cosa che può salvare quella povera creatura. E quindi io voglio convincerlo che egli è amato. Sia pure a costo della mia stessa vita. Non importa quello che sentirete. Non importa se io vi chiamo e vi prego.
Non importa se mi metterò a gridare in modo terribile. Voi non aprirete questa porta o distruggerete tutto ciò per cui ho lavorato. Sono stato chiaro? Non aprite questa porta! Sì, dottore. È stato un piacere conoscerla. Fatemi uscire, tiratemi subito fuori di qui. Ma che diavolo vi succede? Stavo scherzando! Possibile che non capite quando uno scherza? Miseria schifosa! Tiratemi fuori di qui! Aprite se non volete che vi schiacci la testa! Mamma! Nein! Bellissimo! Sei veramente un gran bel ragazzo, lo sai? La gente ride di te. La gente ti odia. Ma perché ti odia? Solo perché è invidiosa. Guardate che amore di viso. E che sorriso simpatico. Vuoi che alluda alla tua forza fisica adesso? Tu vuoi che io decanti la potenza dei tuoi muscoli? Tu hai diritto al tuo posto nell'Olimpo degli dei. Tu sei un dio! E ascoltami bene. Tu non sei cattivo. Tu sei buono! Sei così caro e buono. Sei l'angelo della casa. Sei tu l'amore di mamma. E io voglio che il mondo sappia, una volta per tutte e senza nessun dubbio, che noi lo amiamo! Io ti voglio insegnare, ti farò vedere come si cammina, si parla, ci si muove, si ragiona. Uniti, tu ed io, daremo il più grandioso, essenziale contributo alla scienza! Dalla creazione del fuoco! Dottor Frankenstein, lei sta bene? Il mio nome è Frankenstein! Colleghi, signore e signori, stasera ho piacere un privilegio di voi presentare un uomo cui sua famiglia una volta ha avuto grande fama und grande infamia. Und ora posso voi presentare Dr. Baron Friedrich von Frankenstein. Stimati colleghi scienziati, e neurochirurghi, signore, signori. Alcune settimane fa, dopo essermi basato in molti anni di professione su tradizioni conservatrici e sulla realtà scientifica come chiunque di voi, ho iniziato un esperimento di, io stesso esito a menzionarlo, di rianimazione di tessuti morti. Ciò che ho da offrirvi potrebbe rappresentare la chiave dell'immortalità. Signore e signori, lasciate che vi presenti, per il vostro piacere intellettuale e filosofico, la creatura. Restate ai vostri posti! Restate ai vostri posti, vi prego! Non siamo bambini, siamo scienziati! Vi assicuro che non c'è nulla da temere!
Per primo, vorrei proporre alla vostra attenzione un'interessante dimostrazione delle principali funzioni neurocerebrali. Moto e coordinazione. Cammina, tacco e punta. Signore e signori, finora avete visto la creatura esercitare la semplice meccanica dell'attività motoria, ma per ciò che state per vedere, dobbiamo entrare in silenzio nel regno del puro genio. Signore e signori, mesdames et messieurs, damen und herren, da ciò che era una volta una massa di tessuti privi di vita, vi presento ora un colto, sofisticato dandy di città. Luci! If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different types who wear a day coat, pants with stripes or cutaway coat, perfect fits. Dressed up like a $1 million trooper, trying mighty hard to look like Gary Cooper. Come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Cielo, muoviti, vuoi farmi fare la figura del buffone? Vi prego, per la vostra incolumità, non lo umiliate! Stai buono, hai capito? Non ti lascerò distruggere il mio lavoro! Quale tuo creatore ti ordino di smetterla! Incatenato. Incatenato come una belva in cattività. Dottore, mi sento finitissimo. C'è una sola risposta. Se riuscissi a trovare il modo di neutralizzare il suo equilibrio cerebro-spinale, mia cara, sarebbe il ritratto della salute. Ma come? Come? Prima che sia tardi. Oh, Friedrich, se solo in qualche modo potessi alleviare il peso di tua delusione. Se io trovassi modo di consolare tutte le tue sofferenze, se io potessi, io mi prenderei tutto il tuo bene. Oh. Dottor, è arrivato... Dottor? Che cosa c'è? Dottor? Ma dove? Mi scusi, mentre era fuori è arrivato questo telegramma.
Credevo di averle detto di non interrompermi mai mentre sto lavorando! Mi scusi, dottor. Ho ritenuto che questa fosse urgente. Vede, la sua fidanzata potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Cosa? Elizabeth qui stanotte? Sì. Vado a prepararle una camera subito. Le consiglio di mettersi una cravatta. Cara! Sorpreso? Sorpreso. Mi ami? Se ti amo. Vieni a letto. Caro! Hai viaggiato tutto il giorno, devi essere molto stanca. Lascia che paghi l'autista. Oh. Cara! Sorpresa? Io? Sì. Mi ami? Beh. Bene, vieni a letto. Oh. Cara! Sì? Silenzio, non diamo nell'occhio. Pronta? Sì. Credo. Sì. Credo di essere un po' stanca dopo tutto. Vorrei presentarti ai miei assistenti, Inga e Igor. Molto lieta. Molto lieta. Questa è la mia fidanzata, Elizabeth. Oh, sono felice di la conoscere finalmente. Fidanziaria. Mi scusi, carina. Che cos'è che fa esattamente con lui? Beh, io assisto il dottor Frankenstein in laboratorio. Facciamo discussioni intellettuali, insomma. Ce ne stavamo facendo proprio una stupenda, no, mentre lei stava recando qualcosa. Lascia vedere che facevamo. Perché? Igor, vuoi aiutarmi a portare queste due? Certo. Lei porta la bionda e io questa qui col turbante. Smettila! Parlavo delle due valigie. Sì, padrone. Signore, entriamo. Sarà una lunga notte. Se le occorre aiuto con le ragazze. Dentro! Ora tu restare tranquilla. Yeah. Perché noi due amici. Però cordiali e carini. In accordo come vecchi amici. Cos'hai? Paura di questa fiammella? Non può farti male. Vedi? Strano mostro che sei. E mamma aveva ragione. Pampini non devono mai giocare con fuoco. Giusto? Se no si va nella bua. Oddio, dica che è arrivato il momento di ne fare una! Ammazziamo mostro! Cielo testimone di me! Alza! Ehi, ammalatadora! Ha rubato tratta! Che stai? Cosa? Io ho detto a lui, maledirà il giorno in cui fu patatata Frankenstein! Libero, è libero in giro. Sai che cosa significa? Caro, non devi torturarti così. Immagino che tu abbia ragione. Ma certo che ce l'ho. Ora vieni a me, da bravo. Cosa farei senza di te? La tua camera è in fondo al corridoio, in caso avessi paura, durante la notte. Beh, sì, ma io, ecco, pensavo che stanotte, date le circostanze, potrei stare qui con te. Forse tu mi vorresti così, adesso. Non vedi che gli sponsali sono così vicini che quasi li puoi toccare? Sì! No, non così! Aspettare, solo un pochettino ancora, quando potrò darti tutta me stessa senza esitazioni. Quando potrò essere totalmente, apertamente, legalmente tua. È duro il dilemma. Anche tu sei un duro. Sì, forse hai ragione. Certo che ho ragione, io ce l'ho sempre. Ora dammi il bacino della buonanotte. Niente lingua?
Buonanotte, caro. Mm-hmm. Buonanotte, gioia. Mm-hmm. Ti amo. Mm-hmm. Mi ami? Mm-hmm. Ti amo, dolcezza. Mm-hmm. Dormi bene, tesoro. Mm-hmm. Buonanotte, sogni d'oro, amore mio. Il brando fiammeggiante dal suo fodero estrarrà e il verbo trionferà. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Si calmi. Non ho paura di lei. Quanto vuole per lasciarmi andare? Mio padre è molto ricco, con quei soldi lei avrà tutto il mondo ai suoi piedi. Senta, devo essere assolutamente di ritorno alle 11:30. Aspetto una telefonata molto importante. Parli, parli, perché non parla? Oh, mio Dio. No, no, non può fare sul serio. Vabbè, io sono vera, sono vera. Oh, mio Dio. Schwan Stuka. Io sono fidanzata, io sono sempre stata, sono sempre, sempre, sempre libera di Gio folleggiare, di gioia in gioia, voglio fare sempre la. Beh, non dici niente? Sei incorreggibile! Adoro questa tua lampo. D'accordo. Il mio numero fortunato è sempre stato il 7. Su, vieni qui, mio focoso mostro. Che c'è? Che ti prende? E questa musica? Probabilmente è in qualche casa vicina. Niente di cui preoccuparsi. Ma dove vai? Voi maschi siete tutti uguali. Siete auto in fretta, poi di corsa dagli amici a parlare e a vantarsi. È meglio che tieni la bocca chiusa. Oh, credo di amarlo. Reggetelo!
Tutti i preparativi per il trasferimento sono stati fatti. Sì, dottore. È proprio sicuro di volerlo fare? È la sola cosa che può salvarlo. Si rende conto che rischia la vita di ambedue? Sì. Il dottore ha detto di farli andare per 15 minuti. Né un secondo di più, né uno di meno. Quanto manca? Ancora 2 minuti. Non lo so. Quanto manca ora? Ci siamo quasi. Oh mio Dio, sono i paesani. No! Mancano solo 7 secondi, vi prego! Mettete giù quell'uomo! Mostro chi parla! Questo è non possibile! E invece sì! Ho detto mettete giù quell'uomo! Chi crede lei di essere per dare ordine a questa gente, un perfido a me? Io sono il mostro! Sì, io vedo bene, vedo. Lei è mostro. Tutta la gente ha avuto per me sempre odio e disprezzo. Guardavano il mio viso e il mio corpo e correvano via inorriditi. Nella mia solitudine avevo deciso che se non riuscivo a suscitare l'amore che profondamente agognavo, avrei suscitato paura. Io vivo perché questo povero, caro genio squinternato mi ha dato la vita. Soltanto lui mi considerava come qualcosa di bello. E poi, quando gli sarebbe stato facile rimanere al sicuro, egli ha usato il suo corpo come fosse una cavia per darmi un cervello normale, più... e un modo più sofisticato e civile di esprimermi. Beh, questo naturalmente crea una situazione tutta diversa, tutta... Quale capo di questa comunità questa? Voglio essere primo a lei offrire mia mano di amicizia, mano. Grazie. Non c'è assolutamente di che. Ma ora andiamo tutti a casa mia, tutti, per un fetta di pan di Spagna, un poco di vino. Un cazzen. Tutti fare bandaria! Salve, signora Frankenstein. Signora Frankenstein, che magnifico nome. Oh, cara. Non ti sbagliare ancora. Come? Mi sbaglio prima, io. Non mi spoglio, cara, sei contenta? Vuoi cominciare? Arriva subito, amore! Oh. Tesoro, tesoro, spero che tu non abbia trovato la festicciola da papà troppo noiosa. Voglio dire, l'ha fatta per te, voleva farti piacere, di che ti è piaciuta. Caro, ti sei cambiato?
Ho messo uno stipetto nel bagno apposta per le tue camicie e l'altro è solo per le mutandine e i calzini sudici. Arrivo! Sentimento reciproco. Lo sai, c'è un mistero per me. Una cosa che ho sempre voluto ti chiedere riguardo all'operazione. Quando tu hai fatto scambio, Mostro ha avuto parte di tuo stupendo cervello. Ma tu che cosa hai avuto da lui? Oh no, non posso credere!